due imbarcazioni cabinate e un gommone sono state rubate nella notte dal porticciolo turistico di Brindisi. I mezzi erano ormeggiati sui pontili E e C. Si presume che i ladri siano entrati in azione via mare tagliando le cime delle barche. Il furto è venuto alla luce questa mattina. Tutti e tre i proprietari, due brindisini, uno dei quali poliziotto e un mesagnese, hanno sporto denuncia presso gli uffici della questura. Il valore complessivo del bottino dovrebbe sfiorare i 100.000 euro. I poliziotti della sezione volanti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere puntate sui pontili. L'episodio accresce il malcontento dei diportisti, da anni sul piede di guerra con il Marina di Brindisi, consorzio che gestisce il porticciolo, per i numerosi furti perpetrati di recente all'interno della struttura. E a proposito del furto perpetrato all'interno della Marina di Brindisi, la società Bocca di Puglia assicura la massima collaborazione con le forze dell'ordine affinché vengano individuati i responsabili di questi reati. Le telecamere del sistema di videosorveglianza installate in diversi punti della struttura, si legge in una nota stampa della società che gestisce il porticciolo, hanno fornito importanti elementi per ricostruire la vicenda. Tutto il materiale è stato fornito agli organi investigativi. La società si è subito adoperata per ricostruire l'accaduto, accertando che i furti sono avvenuti subito dopo il controllo del parco barche, che viene effettuato periodicamente nell'arco della giornata.